Buongiorno! Siamo tornati al park. Oggi le condizioni sembrano essere decisamente migliori rispetto all'ultima volta che siamo venuti. Però prima di girare dobbiamo sistemare un attimo la rampettina. Dai altri due pacchi. Ingegnere, okay. Ma è un tempo perfetto per mettersi gli occhiali da sole, ma... No, perché in realtà c'ho un filino di congiuntivite. Questo ti dà quanti secondi in più? Almeno un minutino. Un minutino scarso. Ma nella vita, cioè non nelle gare. Avanti sempre. La Bea potrebbe non essere contenta. Allora, il geometra, di solito prima misura. Dobbiamo tagliarlo pochissimo qua. Fai un segno, Ivo, con le tue unghie malefiche. Composto. Allora, il dado è tratto, la spada nella roccia. Quindi, per gli occhiali, per il taglialegna. Il bello è che io avevo gli occhiali e non ho tagliato la legna. Però in descrizione troverete gli occhiali per andare un minuto più veloce nella vostra vita. Bang 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 bang. Allora, queste qua non le abbiamo svitate, ragazzi. Così. Ma perché vai così vicino alle cose? Fa vedere, sto andando ancora apposta. Che se adesso me le avvicini si prendo a pugne. Erano talmente dentro bene. Nel vostro manuale. Iniziamo dal cambiare un travetto e finiamo che cambia tutta la rampa. Non ti... Sai da quanto è giù questa rampa? È 5 anni, figa. Ivo! Vai là. Ah, l'ho fatto così! Vota! Mi sa che un po'... L'abbiamo tagliato un pelino troppo poco. Mi serve un po'... Mi servirebbe un martello. Martello! Ragazzi, è giù da 5 anni questa bella rampa. Questa vecchia marinaia. Però tra un po' la cambieremo. Quando sigla! Oggi, ragazzi, partiamo con un bel po' di sano riding. Non abbiamo neanche scoperto la pump track, siccome dopo dobbiamo ricoprire che piove. Panettoncini, tra 4 mesi che non ci saltiamo. Bel giro dritto di whippatine. È diverso da girare in moto. Quella! C'è un po' di ruggine, c'è un po' di ruggine, ma adesso ci riprendiamo. Sono un po' così in questo momento. Arrugginito, così. Vai a provare a fare una linea. Vediamo. Con giù il piede, stavo per morire. Mamma mia, ti ha dato una ciabattata sull'ultimo. Che freddo. Sapete che cosa? Bisogna proprio riprendere solo un attimo di tranquillità a fare i trick. Nel senso che la cosa difficile è sempre rimanere molto concentrati e non farsi sopraffare dalla paura. Ricordarsi chi sei, da dove vieni, esatto. E perché lo fai soprattutto. Bravo. Trick sul primo. Dai, vediamo. Facciamo un trenino, però senza saltare tutti i panettoni, facendo le cose tech, ma in trenino. Saluto dal generale. Quando ho fatto bara scendere dal panettone, non ho preso una mano. Nice. L'obiettivo è rifare un po' i trick che sappiamo già fare o che sapevamo fare prima dello stop forzato. Farli senza passare dal bag. Ragazzi, io qui firmo la mia condanna a morte. Dobbiamo, Ivo, noi siamo forti. Che trick vorresti fare per primo? Cashflow. Bastardo, come sì, ma riscaldamento? Cos'è il riscaldamento? Noi andiamo di strappi muscolari. Dai, come si fa casual? Bisogna essere incazzati neri, ragazzi. Convinti. Allora, casual si faceva: entra in rampa, apri bene, pum. Sono andato via. Sono arrivato pelato. Ivo, dai una pedalata più di quello che credi che si va piano. Io sono arrivato pelatissimo. Dai, ragazzi, ha tipo scavato fino alla terra sotto. Pelatissimo, guarda. L'ho notato. Hai proprio toccato lì. Dove? Posto. Dove? Nascosto. Casual alla prima è un trick ancora fattibile, devo essere sincero, perché sì. Se mi proponevi 7 cork alla prima... No, perché no. Casual è proprio... Diventa la rampa cattiveria. A caso. Cattiveria. Ma proprio di cattiveria una secca, no. Della Madonna e basta. Senza... 7 cork, se entri di cattiveria a terra, tipo così, esatto. E ficchi una cotoletta della... A few moments later...
Bravo io che mi ha spinto, perché io non volevo farlo alla prima cash oggi. Bravo, mi è piaciuta questa sfida. Quindi ora, dopo che Ivo mi ha fatto tribulare con questo cash rule, siamo diretti. I trick di velocità di mani. Triple bar. Ma cazzo vado? Dai, facciamo sto triple. Ma vaffanculo, ho sbagliato tutto. Minchia, un palo. Cioè, tu dici, vabbè, ma minchia, lo sapevo fare tranquillamente. Non è la paura tanto del trick, ma è... E tipo, nel mio caso, io cosa sento adesso? Sento un po' come se avessi le gambe molline, si può dire. Cioè, come se fossero un po' tremolanti. Questa cosa si riflette anche nella decisione di spinta, in realtà. Sai che lo puoi fare, ma dall'altra parte c'è quel... È nervoso! Deve essere cattivo, deciso. 1, 2, 3. Ma vai a porca di quella. Che nervoso, porca. Ma vai a fare in te. E sto c***o di coso di merda. Vaffan. Si continua a riempire la gomma di fango. Pesa 100 kg in più la bici. Che nervoso. Devo dire che mi sto arrabbiando particolarmente, eh. La condizione di avere la ruota piena di fango mi dà particolarmente fastidio fare questo trick. Non nego che sono stremato, in questo momento. Cioè, ti sfinisce mentalmente più che fisicamente. Adesso mi faccio un bel 3-6 senza fare bar spin, perché sto andando insieme. Cancello tutto dalla mente e si riprova da zero sostanzialmente. Ok, molto meglio adesso già. Quando ho imparato questo trick e lo stavo assimilando, dicevo, tu non importa come esci dalla rampa, tu devi fare già l'altra volta il manubrio. Punto. Vaffanculo, sì. Cioè, il discorso è che, cioè, non è un trick nuovo, non è che sono wow, ho chiuso un trick della vita. Solo che è un trick molto molto tecnico. Voi direte, sì, ci credo che non ti vengono. Adesso giri pochissimo qui. Si gira poco, è un dato di fatto, ma perché un inverno così freddo è da tanto che non c'è. Infatti anche il parque è in una condizione abbastanza pessima. Ma voi, gli anni scorsi, non avete visto? Potete chiedere al nostro bel Alboreto. Quante volte mi ha visto tirare giù i santi riprovando trick su trick su trick. Mille volte, ragazzi, fa parte del nostro sport. Ci tengo a farvelo vedere. Ragazzi, questa è la realtà. Ovviamente c'è il giorno che arrivo qui, al primo tentativo lo faccio, primo giro. Però il nostro sport, come vi ho detto, è 80% mentale. Quando non hai la testa che funziona bene, questo è quello che succede sostanzialmente. Devi riuscire ad arrivare allo stato mentale per fare quel determinato trick. Comunque sta... Cioè, ragazzi, stiamo battendo la fiacca in sta session. Madonna, ma questo. Ci rifucilliamo un attimo con la signora Iva. Poi che bella bionda. Bella verda. Alboreto, sempre maleducato, sempre. Sempre maleducato. Però l'ultima volta non vi ho fatto il bike check della mia bella bici. Sapete perché, ragazzi? No, dico... non lo sappiamo. No, diccelo tu, dai. Perché non ce lo sbatta. No, volevo informarvi di una cosa, ragazzi. Una news molto triste, devo essere sincero. Purtroppo quest'anno Cromag non sarà più il mio sponsor. Piango veramente dentro, perché lo amo come brand. Però ragazzi, ho trovato già una soluzione a questa cosa. Cromag non sarà un mio sponsor, ma continuerò a utilizzare pezzi Cromag grazie a un distributore. Ma ne parleremo in un prossimo video di questo. Ora volevo solo farvi notare una cosa per Industry Nike, che invece Love Industry Nine, grazie, che continua a supportarmi come ogni anno da tantissimi anni che uso queste bellissime ruote. Dai, faccele sentire però. Prima di farvele sentire, vi volevo spiegare una cosa che non vi ho mai spiegato negli anni. Su Industry Nine, ragazzi, sul sito c'è un configuratore veramente fighissimo. Praticamente voi potete scegliere di ogni singolo componente della ruota il colore. Volete colorare questi due raggi di colore diverso? Li potete proprio uno a uno colorare e farvi la ruota personalizzata. In descrizione vi lascio il link. Provate a sbizzarrirvi. Questa è la bici da fine 2020. L'ho fatta un po' più nera, un po' più cattiva. La prossima ho già fatto delle ruote decisamente più vistose. Colori li spoileriamo? No. Di una, dai. No, c'è il rosso, c'è il rosso. L'altra mi faceva più paura. Della dirt, sto dicendo. Del dirt c'è il rosso. Delle altre, ragazzi, ancora over. Sì. Provate ad andare sul sito Industry Nine e mandatemi su Instagram, secondo voi di che colore ho fatto le mie ruote della prossima bici con questo telaio. Vi spoilerò già che utilizzerò questo telaio qui di questo colore. Provate. Faremo anche dei giveaway apposta di Industry Nine. Allora, facci sentire il suono, dai, ti prego. Oh.
quindi, ragazzi, l'occhio più esperto avrà notato, quest'anno sul posteriore non sto più usando la Rocketron, che è questa gomma qua, che come vedete è molto più tassellata, ma sto usando la nuovissima Billy Bonker, che tra l'altro vedete che ha un tassello più basso, però vi garantisce maggiore scorrevolezza. Infatti io ho montato solo al posteriore questa, proprio perché d'inverno all'anteriore comunque avere una gomma che grippa, che non si va a chiudersi lo sterzo, direi che ci sta. ragazzi, in descrizione trovate sempre tutti i link di qualsiasi cosa parliamo nei video. Mi raccomando, non fate domande nei DM cosa, dove compro questo. In descrizione ragazzi c'è tutto, le bici, componenti, questo, quell'altro. Ma no, non fai l'occhiolino, sei pronto. No! Lo fa lui al posto mio. No! Avrete notato anche questa, per ora è solo mia. Chiedo se fermi un set cork, che è il trick che mentalmente di solito mi uccide di più. Sì, mi lascia più perplesso sempre. Sa fare flip e poi 3 set. Esatto, bravo. Vorrei sottolineare una cosa, ragazzi. Che sbatta? No, che non sto passando dal bag apposta, eh. Esatto. Questa è una condizione mentale. È difficilissima da battere, questa condizione. Ok, questo è il momento in cui i rider diventano veri uomini. 7 cork è il trick più bastardo che esista. Oh. Purtroppo, come io ho sempre detto, è mentale. Questo sport devi essere arrabbiato per farci questi trick. Devi proprio dire: io vinco contro il trick. Tante persone mi dicono: ma come fai a non aver paura? Ragazzi, ce l'ho la paura. Guardate la mia mano. Ho paura, mi sta battendo il cuore a mille, perché non lo rifacevo da tanto. Farlo direttamente sul duro così è ancora di più. Mentalmente, adesso io ho dimostrato che io posso farlo se ci credo. Noi poi, ovviamente, magari sui social, tipo Instagram, così, mostri quello che ti viene bene. Se su YouTube si può far vedere proprio il concetto la totale. Vera esatto, la realtà. Realtà si può mostrare. Ragazzi, sappiate che in ogni singolo sport c'è la sofferenza, purtroppo. Io nel mio caso cerco di farla diventare rabbia per fare il trick. Tuttora l'alboreto sta facendo fatica a passare il panettone. In questo momento che non stai riuscendo a passare il panettone come vorresti, la sensazione che hai dentro qual è? Nervosismo e rabbia. Esatto, e rabbia, bravo. Tu devi partire, arrabbiarti, non puoi partire ni. Questo giro ti filmo, quindi fai vedere per favore che tu vuoi passare il salto. Adesso ti incazzi e lo fai. Però incazzati su. Va bene, va bene. Ti devi incazzare, Albi. Lo faccio. Oh. Dai, cazzo. No, adesso tu non scappi, bastardo. Stava mettendo la giacca, si stava preparando per andare. Non ha fatto neanche un flip sul bag. Alboreto, flip sul bag minimo. Questa è la famosissima Alboreto Cam. Ivo! Mi fa ridere come il Toto praticamente ogni volta mi attacca e poi mi lascia andare, scorracciare in giro. Ma perché è bello vedere l'Alboreto come vive le cose. Va bene, vado a fare un flip. Ciao ragazzi. Ci stava la precisione alboretica. Sempre il flip alboreto. Mostragli un bar spin, che ormai l'hai assodato bene. Ma in realtà non così tanto, però insomma. Ormai c'è le ruote leggere, Industry 9. Grazie, Industry 9. Mi metto dentro la felpina. Sì, vabbè. Le palle, le palline. No, lo rifaccio. Faccio un altro bar spin perché sono atterrato con le mie palline sulla ruota. Quindi faccio. Boom! Quindi faccio. Boom! Goditi questo bar spin, Camille Johansson, spostati. Allora! Emil Johansson? Cosa facciamo, Emil Johansson? Ragazzi, petizione per l'alboreto che non sa saltare dritto, ma riesce comunque a provare le cose. Petizione, un like, una preghiera. Per far sì che Alboreto impari a saltare dritto. Basta, direi che per oggi abbiamo dato abbastanza. Ci siamo incazzati tutti parecchio, ma è giusto anche quello, ragazzi. Abbiamo portato a casa comunque i nostri obiettivi principali. Sapete cos'è il problema, ragazzi? Perché l'alboreto bisogna convincerlo con la forza a venire a girare sempre. Aiuta, aiuta! Mi avete scritto in tantissimi dicendo: Toto, non porti più video al park. Adesso che riprende la bella stagione inizieremo a fare più video al park. Poi la gente si rilamenterà: ma Toto, fai solo video al park? Occhio al alboreto. Vede?
presto nuove news di una roba. Toto ride perché non sa un cazzo, non ha ancora capito. Ragazzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video, bella.